Bene, questo è un video per dimostrare come Milly Accendini è stato sempre online con il proprio telefono, praticamente, con la batteria interna e una batteria di ricambio. E ogni tanto tamponavo, quindi aggiungevo corrente con questa batteria qua. Basta che premi, attacca la corrente, mettevo qua dove c'è scritto 2 A, perché è l'amperaggio per alimentare il Note, e con il cavo giusto alimentavo il telefono Note, che c'ha il cavo quello lì, volendo anche quello nuovo, l'USB, quella nuova che va con 2 A. Ora però ho comprato, proprio per essere sicuro, altre 2 batterie che hanno stamperaggio un po' dubbio, però che sembrerebbe troppo bello per essere vero, ma ci credo poco. 4350 di amperaggio, va bene. Ora, altri dispositivi, altra batterietta piccoletta, questa nominale è 50.000 mAh, ma io non ci credo poco, secondo me sarà sino alla metà, i cinesi sparano un po' alto. Questa è 20.000 nominale, pure io credo che effettivi saranno la metà rispetto a quello che dicono, mi sembra troppo, anche se però sono buone. Questo non lo so, mi sa tipo 4.000 nominale, mi è appena arrivato, dovrei vederlo se c'è scritto da qualche parte, Però praticamente si ricarica da qui come un normale cavetto, c'è questo cavetto qua. Quindi quando devo caricare chiudo la corrente e la infilo qua. E invece quando devo caricare il telefono metto questo nell'USB e quest'altro invece lo infilo nel dispositivo che devo ricaricare. Questa è proprio leggerissima e equivale a una carica mentre vai di qualsiasi cosa. Per le batterie grandi ho dovuto comprare il caricabatterie esterno, non l'ho trovato con la cosa europea. Quindi l'ho preso con la presa americana, però ci ho messo un adattatore che ho preso a Tokyo, che è universale, adatta a tutto. Ecco qua. Quindi questo, diciamo, è materiale per durare sempre, cioè per essere online in continuazione. Batterie tampone che ricaricano qualsiasi dispositivo e batterie già cariche in maniera tale che lo prendi e lo metti dentro senza cavi, perché navigare, andare con il cavo attaccato dentro, camminare, pedalare, sono tutte operazioni che comunque ti muovi, sei in movimento e quindi è una cosa che a lungo può rovinarti l'attacco. Le riprese lo sto facendo con il nuovo Samsung Galaxy Camera. E sarà proprio questo dispositivo che io adesso vado, esco in bicicletta, lo vado a provare perché vorrei provare ad andare in diretta Ustream mentre pedale, vedere se oltre i video da mettere a fine giornata è possibile proprio trasmettere la diretta in tempo reale. Quindi con il telefono ascolterò i commenti della gente di Zello e gli dirò alla gente di Zello che è possibile vedere esattamente quello che sto vedendo io. Metterò la telecamera sul petto esattamente come facevo con la GoPro, con il vantaggio però che la GoPro non può andare in diretta, mentre questa c'è l'applicazione Ustream che la userò per andare completamente in diretta. E a differenza dei cellulari, perché io ho comprato questa camera che si chiama Samsung Galaxy Camera, l'ho comprata perché ha il grandangolo, ha un 23 di grandangolo, cosa che non hanno i telefoni, che non lo so qual è l'ottica del telefono, ma credo che sarà un'ottica da 30. Per di più, adesso che la sto provando, mi sembra che anche dal punto di vista del macro, cioè riesce a rendere abbastanza bene, quindi c'ha un vantaggio per le macro e un vantaggio per il grandangolo, quindi la trovo non un acquisto doppione, ha delle caratteristiche diverse.